certamente, si chiama Sprint e cerchiamo di mettere Sprint all'amministrazione. In realtà il progetto è del Ministero dell'Interno, ma l'abbiamo inserito nell'incubatore della sezione agricola di qualità. D'intesa con il dottor Mauri dell'INPS vogliamo dare una risposta di efficienza di sistema delle istituzioni. Detto in parole più semplici, teniamoci insieme, cerchiamo i punti che uniscono e diamo risposte concrete ai cittadini, altrimenti è solo rappresentazione di buone intenzioni che la gente poi valuta a breve tempo. Oggi non è il tempo delle buone intenzioni, è il tempo delle risposte concrete. Già l'INPS ha aperto questa sorta di cassetto, canale privilegiato con le aziende della rete agricola di qualità. Altro dovrà essere fatto, e cioè dare atto a chi fa la scelta di etica di stare dentro la rete agricola di qualità non abbia un solo bollino, ma abbia possibilmente accesso privilegiato al credito, microcredito per i lavoratori, housing sociale per i lavoratori in difficoltà e miglioramenti e facilitazioni sui trasporti, che sono un po' l'emblema del caporalato, no? Dell'immagine. Non è che ci siamo inventati niente. Vogliamo però a questo punto mettere a fattor comune, perché altrimenti è soltanto repressione, che ci sarà, sia molto chiaro. Invece gli stimoli e le suggestioni che sono venute dal mondo delle aziende e dai, soprattutto dei lavoratori, sono tante e si possono fare. Mettiamoci sulla strada della praticità, tutto qui. È il perno negativo della situazione del caporalato, per cui praticamente si fa economia sulla pelle dei lavoratori abbattendo i costi, non soltanto in termini di paga, di busta paga, ma anche per esempio di investimento sulla sicurezza e luogo del lavoro. Sono cose che conosciamo, ci sono implicazioni di sistema generale della globalizzazione. Noi però vogliamo rendere un lavoro etico non soltanto per appartenendo a una white list, ma soprattutto pagando bene chi deve essere pagato e soprattutto pagando bene il prodotto di qualità, che in questo territorio ce ne sono tanti, i prodotti di qualità, deve essere valorizzato. Sì, questa è sicuramente una problematica notevole, però ecco, diciamo che investe un pochino altre sfere di competenza. Per quanto riguarda l'INPS, noi stiamo, diciamo così, sul versante proprio delle prestazioni, seguiamo anche le aziende molto da vicino e quindi cerchiamo di fare del nostro meglio da questo punto di vista. E la white list si riferisce appunto alle aziende che sono iscritte alla rete agricola di qualità, dove per accedere, diciamo, vi è la necessità di possedere determinati requisiti. Quindi questi vengono valutati poi da una cabina di regia composta da varie amministrazioni e quindi al possesso di questi requisiti, diciamo, l'azienda viene inserita in questo contenitore della rete agricola di qualità. Un po' un fenomeno. Beh, abbiamo visto un po' un incremento di queste aziende ultimamente, però diciamo che per la provincia di Latina sono ancora un numero piuttosto ridotto rispetto al numero complessivo delle aziende che sono iscritte come aziende agricole, quindi questo sicuramente. Quindi dovremmo, diciamo, magari lavorare un po' più sulla comunicazione, quindi cercare di migliorare un po' da questo punto di vista. Però ce ne sono, diciamo, abbiamo visto delle aziende, come anche nella giornata di oggi, aziende molto valide, belle realtà con valori importanti, esperienze importanti, insomma. Questo ce la mettiamo tutta con l'aiuto, come abbiamo detto anche oggi, col prefetto e con il sindaco, insomma, cerchiamo di fare squadra da questo punto di vista per un'attività sinergica. Sì, noi siamo Cincinnato, le aziende sono 110 al momento e rappresentiamo l'intero comprensorio del comune di Cori, Vigneti e Oliveti. Le problematiche sono tante, come è normale che sia. La prima che riscontriamo è un'eccessiva burocratizzazione, quindi la prima richiesta assoluta è di ridurre una serie di pratiche che riteniamo superflue. La seconda è che chi partecipa alla rete delle aziende di qualità abbia la possibilità di accedere a bandi, quindi mettere la condizione necessaria perché chi vuole accedere ai bandi sia iscritto a questa rete, perché siamo poche le aziende e ad oggi non abbiamo ricevuto grandi benefici da questo impegno e da questa sottoscrizione. Ci auguriamo che, come buoni propositi da parte dell'INPS, da parte del Ministero del Lavoro e del Prefetto, arrivi qualcosa di concreto per queste aziende. Sì, perché il rispetto delle norme è un requisito necessario. È impensabile che uno svolga un'attività
imprenditoriale senza rispettare le norme, quindi non chiediamo una deroga alle norme, questo sarebbe impensabile e anche ingiusto. Quindi il lavoro va remunerato per quello che è, il lavoro va rispettato, però in compenso chiediamo una riduzione del cuneo fiscale sui lavoratori. Questo ci consentirebbe di avere maggior marginalità o restituire una parte di maggior reddito agli agricoltori. Grazie.